tutti i segreti per creare una vetrina che sappia comunicare la migliore immagine per il proprio negozio. È l'obiettivo del corso di vetrinistica e visual merchandising proposto da Confcommercio Mantova. Lezioni che si svolgono sul campo e che vedono le partecipanti al lavoro direttamente in negozio, sotto la guida di un visual professionista. Io cerco di impostare questi corsi con una alta componente di prove su strada, fra virgolette, inteso che sviluppiamo delle lezioni nei punti vendita. Perché un conto è la teoria sviluppata con slide, con spiegazioni in aula, e un conto è riuscire a mettere in pratica, più o meno bene, nei negozi quello che si dice, che ha una valenza enormemente maggiore. La tipologia di chi partecipa mediamente è variegata, arriva da negozi con merceologie diverse, però le regole principali si adattano a qualsiasi merceologia, quindi i colori prima di tutto, l'equilibrio cromatico, la composizione, l'equilibrio delle forme e la valorizzazione dei colori. Per esempio oggi siamo riusciti su una vetrina, partendo dai colori della merce scelta, a sviluppare un minimo di scenografia a budget quasi zero, bassissimo, creando un fondale e creando dei fiorellini di colore giallo e fucsia che richiamavano i colori della merce vetrina, fatto da persone che non l'avevano mai fatto prima, quindi la massima soddisfazione di chi ha partecipato era proprio quella del risultato che sono riuscito a ottenere. Questa mattina avete anche allestito una bella vetrina a tema marino. Sì, è stata una preview mare che in questo negozio tradizionalmente viene presentato il mare con un certo anticipo rispetto allo standard. Lo standard è su maggio-giugno, mentre invece primi di aprile già intanto la gente comincia a pensarci. È stata ben realizzata perché c'era la possibilità di inserire una decorazione, sono state usate dalle ragazze delle stelle marine che hanno dato un'ambientazione chiaramente decisamente marina. Il gioco della merce è stato ben valutato, è stata un po' contrastata la decisione perché siamo andati fuori, abbiamo guardato la vetrina, abbiamo spostato i manichini, abbiamo cercato un equilibrio e di colori e di posizione, e la valorizzazione maggiore era sui colori del mare e sul bianco ottico che c'era in vetrina, esasperato anche da degli strass e dalle decorazioni dell'abito bianco col costume di cui abbiamo parlato prima. Risultato buono, poi in realtà la chicca finale è stato che a fine vetrina, finché stavamo parlandone, passando la persona fuori e si è fermata a guardare la massima soddisfazione.